Il Foro Boario torna a disposizione dei giovani per eventi ed attività ricreative. Lo annuncia l'amministrazione comunale che a Palazzo Orsetti ha presentato il nuovo corso della struttura. Presenti, oltre all'assessore alle politiche giovanili Cristina Consani, il consigliere comunale Giovanni Ricci e Paolo Micheletti e Matteo Gemignani dell'associazione Onda Espressiva, che si occupa della gestione degli spazi in collaborazione con l'amministrazione. Terminati i primi interventi di miglioria e perfezionamento già pianificati, che saranno ulteriormente sviluppati nei mesi estivi, il Foro Boario può tornare ad essere punto di riferimento stabile e continuativo per i giovani della città. Ed è già possibile per associazioni o privati presentare le domande per l'utilizzo degli spazi tramite gli appositi moduli reperibili sul sito del comune o inviando una mail all'indirizzo di posta forogiovani@gmail.com. Fin dal primo giorno del suo insediamento, questa amministrazione ha intrattenuto con le realtà giovanili locali continui e costanti contatti ed anche riunioni dal quale è emerso sempre più l'esigenza di avere a disposizione spazi a scopo ludico ricreativo. Ebbene, oggi andiamo a dare finalmente una risposta concreta in tal senso, riportando il Foro Boario nelle mani dei più giovani, in modo tale che possano organizzare negli spazi di questa struttura, che fra l'altro è una delle più belle del nostro territorio, momenti di divertimento sano e in sicurezza.